Ciao a tutti cuori verdi, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Mary ed oggi per la rubrica piante andremo a parlare, come vi avevo detto nell'ultimo video, della monstera pinna di partita. Se volete aiutare a sostenermi e a supportare il canale, attivate la campanella ed iscrivetevi. Se come me siete appassionati di monstere e arace in generale, la pinna di partita è assolutamente una pianta da avere. Fa parte della famiglia delle aracee ed è una pianta rara, rampicante, sempreverde, originaria del Sud America. È una pianta rara ma non per i costi, che sono abbastanza accessibili, ma perché è molto difficile da reperire in vivaio e nei garden in generale. Quindi se la cercate dovete necessariamente comprarla online, a meno che non abbiate la fortuna di trovarla nel vostro garden di fiducia. Le foglie sono di un verde molto brillante, simil cuoio, hanno una texture molto rigida. L'esemplare adulto ricorda la monstera deliciosa, ma diversamente le sue foglie non si forano, bensì si dividono, somigliando secondo me a delle piume. Questo accade man mano che matura, apparendo completamente diversa dalla versione giovanile che somiglia alla monstera Carstenianum Peru, della quale vi ho parlato in questo video che vi lascio nella scheda. Le foglie ovviamente vanno pulite con un panno umido ed asciugate per tenerle pulite e sane. Ha un portamento rampicante, quindi se le forniamo un totem di sfagno o cocco, crescerà più rapidamente con foglie più grandi. I fiori sono bianchi e cerosi e la loro struttura è costituita da spada e spadice, tipici di tutte le aracee. La quantità d'acqua di cui ha bisogno la nostra pianta è molto soggettiva, dipende da tante cose come la temperatura, la quantità di luce che riceve, la stagione e tante altre. Solitamente bagno le monstera a terriccio quasi asciutto ed è importante annaffiarle periodicamente nei periodi più caldi. In inverno le bagnature vanno ridotte e quando la bagno lo faccio abbondantemente perché con un terriccio mixato molto bene la pianta non avrà problemi di ristagni idrici. Vi lascio a tal proposito il video sui terricci sempre qui in alto nelle schede. Possiamo capire se stiamo annaffiando troppo la nostra monstera se le sue foglie diventano gialle e in seguito marroni. È una pianta che si adatta molto a condizioni di umidità media, ma apprezzerà se la aumentiamo, perché in natura vive in zone con un'umidità molto alta, in climi e posti molto umidi. Esistono molti modi per aumentare l'umidità ambientale, tra cui il solito trucchetto dell'argilla nel sottovaso con magari delle palline di argilla espansa o dei ciottoli che evaporando creerà un po' di umidità ambientale intorno alla pianta, oppure raggruppando più piante vicino. Tra di loro si aiuteranno e si sosterranno. Possiamo anche acquistare un umidificatore per ambienti mettendolo vicino, così darà una mano alle nostre piante, soprattutto quelle che hanno bisogno di un'elevata umidità, ma non si deve assolutamente vaporizzare la foglia. In passato è un procedimento che facevo anche io, ma nel tempo mi sono resa conto che era una grande cavolata, perché spruzzare le foglie non cambia assolutamente l'umidità ambientale, bensì l'acqua che ristagna e che rimane troppo tempo sulla lamina fogliare può causare l'insorgere di batteri e micosi, poi sarebbe un casino. Ovviamente io non sono nessuno per dirvi cosa è giusto fare e cosa no. Se vedete che le vostre piante stanno bene, se voi le spruzzate, continuate a farlo. Io personalmente è una cosa che ho smesso e che non faccio più. Una cosa fondamentale della quale non vi parlo mai è la grandezza del vaso. Le monstera e le aracee in generale hanno la necessità di crescere in un vaso adatto alla pianta. Quindi potrebbe essere di intralcio metterne uno troppo grande perché la pianta cercherà di riempirlo con le radici impegnandosi molto in questo e per riempirlo toglierà inevitabilmente energie alla crescita fogliare. E se il vaso è troppo grande potrebbe anche essere pericoloso per le annaffiature perché asciugherà a fatica il terreno, soprattutto perché la pianta non essendosi sviluppata in tutto il vaso non assorbirà l'acqua che ristagnerà di conseguenza. Nel mix uso terriccio universale mixato a perlite, un po' di vermiculite che mi aiuta a trattenere molto bene l'umidità, bark, chips,
fibra di cocco e carbone vegetale di alta qualità. Non so darvi delle giuste quantità, quindi una ricetta vera e propria con le dosi, perché ormai faccio ad occhio e a mano, aggiungerei, nel senso che sento il terriccio mixato con le mani, lo miscelo con le mani e dalla granulometria dei prodotti e dalla porosità, anche da come mi rimane attaccato sulle mani, mi rendo conto se può andare bene o meno. Se riusciamo a fare un buon mix, non dobbiamo assolutamente preoccuparci dei ristagni idrici, perché l'acqua in eccesso uscirà dai fori di scolo del vaso senza problemi. Questi bastoncini servono a tenere vari tipi di insetti lontani dalla pianta. Io li sto usando perché a livello di giardino ho vari tipi di insetti, tra cui la cocciniglia e anche gli acari, e con questo prodotto riesco a tenerli a bada circa un mese e mezzo, ovviamente se l'infestazione non è troppa. Questi bastoncini sono anche utilissimi perché al loro interno contengono del concime a lento rilascio. Quindi, mettendoli una volta ogni mese e mezzo nel vostro terriccio, non dovrete più concimare. Per le concimazioni, attenetevi sempre alle dosi da etichetta, e sono da dare alla pianta dalla primavera fino a fine estate. Personalmente concimo tutto il resto delle piante, a parte lei che oggi ho messo i bastoncini, con un concime organico che è quello di BioBits, il BioGrow, del quale vi parlo in ogni video. Vi lascio sempre i prodotti nell'info box del canale. E adesso parliamo di luce e temperatura. Poso pure sta pianta perché mi fa male un braccio. Oggi niente pianta in mano, mi dispiace. Ama temperature calde che vanno dai 18 ai 27 gradi. Ovviamente sotto ai 18 gradi la pianta crescerà a stento. La pinna di partita è una pianta che si adatta facilmente a tutti gli ambienti domestici. Ha bisogno di una buona illuminazione, ma schermata, perché i raggi del sole diretti potrebbero bruciare le sue foglie. Tollera anche zone della casa con una scarsa illuminazione, ma in questo caso le foglie diventeranno più scure e crescerà più lentamente del solito. Al contrario, se la posizionerete in una zona molto luminosa, la pianta crescerà velocissima. Qui trovate il video dove applico i pali di sfagno a varie piante, tra cui la pinna di partita. Da quel momento l'ho tagliata ben due volte e la pianta continua a crescere come una pazza. Si propaga tramite talea tagliando una porzione della pianta che contenga almeno un nodo. Potrete poi metterla a radicare sia in acqua sia in semi idroponica. Se la parte tagliata contiene radici aeree, ancor meglio, perché possono trasformarsi in radici acquatiche e la talea attecchirà prima, come potete vedere. Per tenerla della grandezza che preferite, potete potarla abitualmente. Come le aracee in generale, la pinna di partita contiene ossalati di calcio, quindi è tossica se ingerita, e proprio per questa ragione dovremmo tenere lontano animali e anche bambini. Sperando che questo video vi sia stato d'aiuto, io vi auguro una buona vita con la vostra mostera pinna di partita.